fenomeno in aumento, soprattutto nella fascia di popolazione giovanile. È un fenomeno comunque piuttosto pericoloso, perché comunque sia l'abuso di alcol fino ad arrivare ai limiti del coma etilico può comportare problemi molto gravi per la salute, quindi la depressione dei centri respiratori, di conseguenza l'arresto respiratorio, che come conseguenza, se non c'è un precoce intervento, può arrivare fino all'esito estremo di un arresto cardiorespiratorio. È la notte di Halloween, è una notte in cui lo scorso anno in provincia di Arezzo si verificarono purtroppo numerosi casi di alcolismo tra i giovani, e quest'anno Halloween arriva subito dopo la diffusione di una lettera arrivata all'Associazione Futuro Aretino, pubblicata dal quotidiano La Nazione, in cui una ragazza di 16 anni denuncia l'assenza di controlli nei locali sull'età dei giovani che appunto assumono alcol e anche di quanto sia diffuso questo comportamento. E non è l'unica lettera, l'unica segnalazione che ci è arrivata, perché purtroppo il problema dell'alcol fra i minori è qualcosa che ad Arezzo ormai è la quotidianità, perché ovvero parliamo di una lettera, ma quasi tutti i sabati possiamo sentire di coma etilici oppure di abusi di alcol, danni, atti di vandalismo in seguito all'abuso di sostanze e di alcolici. Sicché pensiamo che sia importante parlare di alcol e di sensibilizzare non solo i giovani ma anche le famiglie e le istituzioni sul problema che viviamo ogni giorno. Nei locali quasi nessuno controlla, e poiché le forze dell'ordine, il loro apporto è limitato purtroppo, e quindi nei locali in generale non abbiamo tutti questi controlli che invece dovrebbero essere fatti, quindi non è facile garantire sempre il rispetto delle regole. Vogliamo appunto mandare questo messaggio ai nostri coetanei che è possibile divertirsi anche non usando l'alcol, c'è anche altre strade per divertirsi. Stanotte speriamo che non accada, insomma, quello che ci sia. Esatto.